Ciao a tutti ragazzi, qua Pelliganoista e bentornati in questo nuovissimo video. Oh, quest'oggi siamo su Clash Royale, come potete ben vedere. Ma perché vi sto portando Clash Royale? Perché io sul cellulare ci ho giocato un sacco di tempo senza portarci nessun video. E questa volta, visto che me lo sono scaricato anche sul computer con l'emulatore per Android, ho deciso di portarvi qualche video su Clash Royale, sempre se vi possa far piacere, insomma, se vi possa piacere. E niente ragazzi, allora ci andiamo a aprire subito i bauli che abbiamo da aprire qui. Come potete vedere sono proprio all'inizio qui sul computer, perché ovviamente ho iniziato da poco. E sono a 1112 trofei, che insomma non sono abbastanza pochi. Sono in arena 4, mi sembra, 4, sì, 4. E niente ragazzi, questo è il mio deck. Gioco con questa roba qui, che mi sembra molto molto potente. E niente, ci andiamo a fare subito una bella partita. Vediamo un po' come va. Allora, questo è del livello 7. Perché? Perché un livello 7 sta qui? Allora, facciamo iniziare lui. Ecco, ha iniziato subito con una Valchiria da una parte e un principe dall'altra. Io farei così e così. Vediamo un po' se riusciamo a difenderci. La Valchiria è andata, eh. La Valchiria ci ha fatto un po' di danni. Ora c'è sta pure il cucciolo di drago, ci fa altri danni. Purtroppo non ci possiamo difendere perché non vorrei sprecare l'Elisir. Anche se praticamente ci ha fatto quasi la torre con questo cucciolo di drago maledetto. Partiamo da destra allora. Pure la. Dai, che palle. Iniziamo male, eh. Iniziamo male. Primo gameplay, iniziamo proprio malissimo su Clash. Dai, dai. Finiscila. Niente, ci ha fatto la torre così subito. Proprio per battezzare. Però noi ancora dobbiamo iniziare in realtà, eh. Ancora non gli abbiamo fatto vedere nulla. Io inizierei così. Vediamo un po'. Oh, pecca al 3. Il pack al 3, mettiamo ordine di scheletri qua. Così. In questo modo gli abbiamo ammazzato pure il moschettiere, perfetto. Perfetto. Il pecca se n'è andato a miglior vita. Ci siamo difesi alla grande, abbiamo anche attaccato alla grande. Stiamo continuando ad attaccare la torre centrale. Penso che potremmo farcela a vincere. Penso proprio, cioè, gli facciamo un'altra mossa del genere è andato lui. Metto gli arcieri qua così. Uno va da una parte, uno dall'altra. Abbiamo un po' una difesa quasi completa. Di nuovo strega. E di nuovo gigante. Vai, bravi, bravi. Andate tutti dal gigante. Cazzo. La mongolfiera lì è molto, 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 molto pericolosa. E non ho niente per difendermi, purtroppo. A questo punto io farei così. Mi sembra l'unica opzione possibile. Non ci ha fatto la torre però la mongolfiera. Il che è un'ottima cosa perché così gliela andiamo a fare noi. Abbiamo praticamente vinto. Abbiamo praticamente vinto. E andiamo ragazzi, prima partita vinta. Si era messa male all'inizio, si era messa male però. Siamo riusciti a vincere, a fare tre corone. Il che non è proprio male. Non è proprio male. Ci andiamo a fare un'altra. Questo deck comunque ragazzi è fortissimo per diciamo le partite iniziali, ecco. Ve lo consiglio, ve lo consiglio. Andiamo a farne un'altra. Allora, questo è del livello 5. In teoria dovrebbe essere un po' più facile vincere, anche se con quell'altro non abbiamo avuto grossi problemi. Allora, lasciamo sempre che inizi lui, ok. Sempre questo comincia col principe. Io non so che cosa potrei mettergli adesso. Ok, facciamo così. Ci liberiamo del principe. Ci liberiamo del cucciolo di drago. Che comunque un po' di danno ce lo fa in torre. Però non è un problema. Noi ripartiamo col gigante davanti alla strega. Vediamo se ci mette degli sgherri. Abbiamo le frecce già pronte. No, ci ha messo il pekka, mini pekka. Io farei così. Ok, il mini pekka è morto. Il gigante continua a fare hit. Ci ha messo l'orda di sgherri. Però non è un problema perché comunque la torre gliel'abbiamo fatta. Adesso mettiamo gli arcieri qui. E ci liberiamo anche dell'orda di sgherri. Perfetto, ragazzi. È andata. No, bene, de più. Questo è un po' una pippa, insomma. Ha fatto sta mossa un po' strana. E a me non dispiace che abbia fatto questo tipo di scelta. Però
Ok, ha messo anche lui la Valchiria, però lui ce l'ha al 3, noi al 4. E ovviamente vince con il supporto poi della strega dietro. Ah, razzarola. Un'altra volta il mini pecca, ci ammazza la strega. Però noi ammazziamo il mini pecca con gli scheletrini che ha lasciato la strega. Bellissima cosa. Orda di scheletri. E ci togliamo di mezzo il principe, sempre che non abbia una scarica o qualcosa del genere. No, non ce l'ha. Ok, ha messo anche lui l'orda di scheletri. Col bombarolo. Ce ne liberiamo tranquillamente degli scheletri rimasti. Resta un minuto, da un po' andiamo in doppio elisir. Cazzarola. Subito, 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 subito. Ok, è sopravvissuto anche il bombarolo. E sta cominciando a colpire la torre. Ha messo la Valchiria lì. Valchiria lì ci può creare dei problemi. Cazzo. Cazzo. Ok. Farei così, per forza. Oh, perfetto, ha messo anche il principe, quindi ce ne liberiamo tranquillamente anche di lui. Mettiamo il gigante là davanti. Ottimo. Ripartiamo, strega dietro. Ecco, così ci ammazza pure gli sgherri. Quanto è forte la strega, raga, mamma mia. Troppo, troppo forte. Vai che la Valchiria è andata. E dovremmo aver vinto. Dovremmo. Preparo anche la sfera di fuoco verso di là. E abbiamo vinto. Anche quest'altra, raga, è andata. Applausi per Pellicano East. Me li faccio da solo perché non c'è sta nessuno. Mi faccio applausi da solo. E dai, abbiamo vinto anche la seconda partita. Adesso ce ne facciamo un'ultima. E via. Via. Sempre con lo stesso deck. Perché squadra che vince non si cambia. Perlomeno adesso, no? Perché per adesso vinco. Giochiamo contro Mamikan. Questo inizia subito pesante. Subito col gigante e il cavaliere dietro. Nessuno mi vieta di mettere l'orda di scheletri qui perché, a meno che non abbia, ha messo la furia. Non mi dispiace che abbia messo la furia. Pensavo più a una scarica. Con la scarica mi avrebbe fatto problemi. Vediamo un po' se c'ha gli sgherri. Ce l'ha gli sgherri. E li ammazziamo così. Ok. Cominciamo a bombardare qui. Mi ha messo un'orda di scheletri che è abbastanza efficace perché non mi ha fatto fare la torre. Poi non è un problema. Non è un problema perché siamo comunque sopra con l'elisir. Cazzo, qua mi ha messo i goblin proprio davanti. In faccia, in the face proprio. E ci ha fatto un sacco di danni. Un sacco di danni. Noi ripartiamo con la Valchiria davanti. Che a livello 4 comunque c'ha abbastanza vita. Questo mette il cavaliere. Noi abbiamo un arciere dietro che fa un po' da supporto. Ha messo la furia come difesa questo. Un po' un folle in realtà, per come la vedo io. Ok, il cavaliere se n'è andato, la nostra strega avanza e direi di mettere davanti il gigante, che fa proprio da protettore, da scudo. La mongolfiera là potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema. Tanto no, in realtà no perché mi si stanno caricando gli arcieri. Io farei così. Ammazziamo i goblin. Poi ammazziamo la mongolfiera. La strega continua ad avanzare, il gigante continua a colpire, una torre l'abbiamo già fatta. E sta andando bene anche questa, direi che l'abbiamo vinta. Non subito forse perché ci servirà un altro attacco. Però l'abbiamo vinta, ragazzi. Ok, forse basta anche soltanto una sfera di fuoco a questo punto. Perfetto. E andiamo, ragazzi, andiamo anche la terza partita senza farci fare torre. Abbiamo fatto tre torri anche questa volta. GG per Pellicano East, è crashato tutto. Ok, siamo ritornati. Un attimo qualche problema di cose. Ok, ragazzi, abbiamo vinto tre partite tranquillamente, ma proprio tranquillamente. E niente, io spero che questo video su Clash Royale vi sia piaciuto. Nel caso lasciatemi un like e fatemi sapere qui sotto nei commenti se ne volete altri. A me questo gioco mi piace, sul telefono ci nerdo tutti i giorni, quindi potrei nerdarci anche sul computer. Vado avanti con l'account del computer così insieme a voi. E consigliatemi magari anche qualche deck, qualche nuova strategia. E niente, noi ci vediamo al prossimo appuntamento qua a Pelicano East. Ciao!